C'è una pallavolo femminile che vuole continuare a migliorare il proprio livello tecnico e strutturale, a cominciare dai conti economici che fanno crescere l'appeal verso sponsor e potenziali investitori, nonostante la presenza di qualche caso isolato che non va ad alterare la regolarità del campionato. Lo dimostrano i numeri alla mano e un cambiamento nell'ultimo decennio che ha portato il sistema della massima serie a diventare virtuoso, anche grazie alla politica contro il doping amministrativo voluto dall'attuale numero uno di Lega Donne, Mauro Fabbri. L'Italia si riprende l'Europa, portando a tre le squadre nella prossima Champions League, in attesa che la nazionale italiana torni a splendere dopo alcuni anni in chiaroscuro. Chi brilla sempre è Francesca Piccinini, stella di Novara, con cui quest'anno punta a vincere, dopo la Supercoppa e la Coppa Italia, anche Scudetto e Coppa Campioni. È lei l'ospite della puntata di Labirinto. Francesca Piccinini, siamo nel tuo regno, nella Pala Igor Gorgonzola che quest'anno ti sta vedendo grande protagonista. Allora partiamo proprio da qui con questa nostra chiacchierata. Cosa ti lascia questo campionato di Serie A1, Champions League, che ti sta vedendo protagonista? Novara ti ha praticamente accolta come una figlia, anche se tu potessi essere la mamma di tutte queste ragazzine che vedi si stanno allenando alle nostre spalle. Tu sei considerata sempre una leader, vuoi per la tua esperienza, vuoi per il tuo carisma. All'interno dello spogliatoio le ragazze ti seguono? Sei sempre la prima che arriva all'allenamento, immagino. E come in questo caso sei l'ultima a uscire. Ma le giovani di oggi raccolgono i palloni alla Piccinini? Dai, dici il tuo pensiero, dai Francesca. Leggevo una cosa molto bella che ti riguardava, che quando sei rientrata in nazionale nel 2012 e avevi Barbolini come allenatore, tu a un certo punto raccoglievi anche i palloni per le tue compagne. Eravamo più in difficoltà di quando eravamo giovani, che c'erano quelle più grandi.
Ecco, nella metà degli anni 90, quando tu hai cominciato la tua carriera di pallavolista, che eri ancora una giovane promessa, com'era il tuo rapporto con le grandi campionesse? Dicevamo, dagli anni 90 a oggi sono passati quasi 25 anni buoni di pallavolo con Francesca Piccinini. Sei stata la prima pallavolista ad andare in Brasile e questo ha segnato molto la tua carriera, perché quando sei tornata in Italia hai avuto sempre comunque addosso l'etichetta della italiana all'estero che torna in Italia per crescere ancora di più. Rifaresti oggi la stessa esperienza a quell'età? La farei al giorno d'oggi, però perché è stata una bellissima esperienza di vita, di crescita. Sicuramente 20 anni fa non c'era la tecnologia, non c'erano i social. Oltre a un cambio generazionale, hai vissuto in questi quasi 30 anni di pallavolo, 25 dai, sì, più o meno un trentennio, hai vissuto un cambiamento radicale anche nella gestione della politica federale e nella politica di Lega a livello di pallavolo. Oggi secondo te c'è più stabilità con il governo Fabris o si stava meglio con il governo Franchi, ad esempio in Lega, oppure con Magri in FIPAV? È vero che era un'altra pallavolo. Se tu fossi consigliere di Lega o consigliere federale, esattamente come in questo caso, cosa faresti per migliorare questa pallavolo? Una regola che tu metteresti, un'indicazione che tu daresti? Gli stipendi vengono pagati regolarmente? Sono stata comunque fortunata, a parte una parentesi
Le società di pallavolo adesso sono meglio strutturate rispetto a 20 anni fa. Ecco, campionati solidi in questo momento. Sì, a parte di Legnano di quest'anno. Che non dovrebbe capitare, penso. Sono capitati in passato, ogni anno, magari c'è quella. Qual è il tuo suggerimento, Francesca? Qual è il suggerimento? Ma è già fatto, posso dare un esempio? Sì, sì. Quindi tu dici trasparenza e onestà. Francesca, la pallavolo di oggi sta cambiando, è cambiato anche il punteggio, è cambiato il ruolo dell'attaccante, una volta c'era soltanto lo schiacciatore o la schiacciatrice, poi è stato introdotto il ruolo del libero. Secondo te è migliorata o peggiorata? Secondo te oggi, ancora oggi nel 2018, non si è riusciti a creare un'associazione per le pallavoliste, come ad esempio l'AIC nel calcio, non esiste oggi nella pallavolo. La Lega più volte ha chiesto un interlocutore che non fosse soltanto i procuratori, perché in caso di diatribe la Lega dialoga direttamente con i procuratori. La nazionale invece come viene vista all'interno della federazione? L'attuale nazionale? Le Olimpiadi, come le hai giudicate le ultime Olimpiadi? Tristi, tristi, io ho lavorato da casa e veramente sono andata via marzo, perché non vedevo il giusto entusiasmo, la giusta alchimia, sai, quei sacrifici per cercare di arrivare a certi obiettivi, penso che eravamo tutti indirizzati per lo stesso obiettivo, quindi l'ho visto da casa, mi è dispiaciuto tanto vedere queste ragazze giovani, 17, 18 anni, con gli occhi spenti, senza entusiasmo, senza emozione, quindi mi hanno fatto male perché per come le ho vissute io le mie altre quattro Olimpiadi c'era una gioia. Essere lì, giocare,
le Olimpiadi non servono per fare esperienza, giusto? No, però è giusto anche come devono essere, cioè, un traguardo per un atleta al massimo. E mi dispiace che loro non hanno vissuto così, però sicuramente ci sono stati diversi problemi. Infatti, io sono andata perché va bene tutto. Ma torni in nazionale, ma torni in nazionale oppure è finito il tuo ciclo con la nazionale? Però magari se Davide ha bisogno. In ogni caso tu però non chiudi la porta alla nazionale, in ogni caso, dai Francesco. Con Bonita no, non ti sei più sentita? Niente. Francesca, il Club Italia, un'altra bella parentesi questa. È giusto che faccia la 1 o è giusto che faccia la 2 e queste ragazze crescano serenamente? È molto probabile che l'anno prossimo il Club Italia rifaccia la 1. Non solo pallavolista, ma anche attrice. Ti abbiamo vista in una pellicola bellissima di Brizzi, Femmine contro maschi. Proprio qui a Novara si è invece girata la prima parte della pellicola Maschi contro femmine, una storia bellissima dove la pallavolo ha recitato un ruolo da protagonista. Voglio farti una domanda che esula naturalmente dall'aspetto pallavolistico. Si è parlato di una situazione abbastanza spiacevole legata nei confronti del regista Brizzi, ma nei tuoi confronti Brizzi, come si è comportato? Guarda, intanto lo ringrazio per avermi dato l'opportunità di girare quella piccola parte con Ficarra Pippone, che sono fantastici, sono proprio così anche dietro le quinte. Ma la persona comunque mi ha fatto sentire un proprio agio, perché era una persona, non sono un'attrice, quindi no, è stato comunque, è stato 2 giorni tranquille, serie, mi sono divertita, Quindi di queste molestie che si parla in giro, di cui si parla in giro, con te, niente. Beh, questo vuol significare che è stato un gentiluomo nei tuoi confronti. Nella pallavolo hai mai ricevuto attenzioni particolari, molestie, robe del genere? devo fare il conto di tutte le altre. Questo dove ho sempre guadagnato quella che sono oggi, le medaglie che ho vinto tutte sul campo e non, come dicevano adesso, un bel po' di anni fa, per la bellezza o la simpatia, assolutamente. Francesca, la pallavolo è uno sport pulito? Non c'è ombra, ad esempio, del volley scommesse? Ti è mai capitato che qualcuno ti chiedesse magari di truccare una partita o ti hanno offerto dei soldi per... Ce l'avrei mai un poi no, assolutamente, anche se esiste questo mondo, però non ne fa parte, almeno non ho mai sentito nei nostri spogliatoi, assolutamente no. È una gran bella cosa, anzi, vuol significare che la pallavolo è proprio uno sport diverso, no? Capitate nelle vicende
tra gli allenatori che ti hanno cresciuta, chi è l'allenatore con cui hai legato di più e con cui magari ti senti di spendere una parola migliore rispetto agli altri? Senti, Mazzanti è l'uomo adatto per questa nazionale? Hai superato anche i tuoi problemi di salute, un problema di tiroide se non ricordo male. Parliamo di questa società, dell'Igor Gorgonzola Novara. L'Igor Gorgonzola Novara che ti ha, dicevamo all'inizio di intervista, ti ha accolta come una figlia, poi Suor Giovanna Saporiti penso che ti abbia anche coccolata all'inizio. Che giudizio hai di questa società? Il dottor Leonardi che cosa ti ha chiesto come regalo quest'anno? L'anno scorso mi ha detto che venivo solo perché volevo vincere quest'anno, mi ha chiesto la Champions League, immagino. Però sarà lontano il giorno del ritiro, no? Beh, intanto sono qua in Veneto e ho due obiettivi grandissimi e poi il futuro si vede. Mamma Francesca, quando la vedremo? Vediamo quando sarà la vicina. Allora, chiudiamo con un messaggio da lanciare ai ragazzi e alle ragazze che ci stanno seguendo, che stanno seguendo la loro beniamina, Francesca Piccinini. Cosa diciamo loro? Sei stata mai bullizzata? Ti piace questa iniziativa della Lega sul cyberbullismo? Ci vuole un po' di amore per ottenere tutto. Grazie, grazie Francesca.